si dico infatti il digesta, un po' il digesta, sì, il digesta. Non è un caso che ho chiamato Luca, che mi sentivo più, molto più sicuro io che lui è molto più in prova la cosa. Così almeno ce l'abbiamo registrata per il prossimo anno per riguardo a Dio. E sì, è chiaro, no? Anche quando bambini nella nostra età mi erano rimaste molto indigeste, in realtà hanno un'utilità, no? Hanno un'utilità che lo vedrete nel tempo, soprattutto aprono la mente. Adesso è chiaro che non è che io mi chiederò mai al gruppo di simmetria a partire quella molecola, mentre alcune cose sono essenziali, tipo vedere dove ci sono gli elementi di simmetria. Ma quello provate che tutti i giorni guardando una pianta, un piatto, un cibo, vedrete che vengono fuori abbastanza bene, no? Non è che sono poi cose così difficili. Mi ricordo ancora nel quaderno degli elementari, quindi, che dovevano comprare, in fondo c'erano sempre delle figure, no? Delle figure solide, no? Le dividevano, non so se ritenere. E c'erano già veramente degli assi, se andate a vedere, c'erano già, quindi sono qualcosa che dovete guardare in generale, sulle forme, no? È chiaro che poi una molecola ha una forma e quella forma si possono applicare gli elementi di simmetria. Molti sostengono, e Luca è uno di questi, che questi elementi di simmetria dovrebbero essere insegnati al di fuori della chimica, no? Non è una cosa della chimica, poi noi lo applichiamo gli elementi di simmetria, le operazioni di simmetria alla chimica, no? O meglio, alle molecole nel nostro caso. Però in realtà dovrebbero insegnati in generale, questo fa parte di un bagaglio culturale che dovrebbero avere già dalle scuole superiori, ma lui dice anche prima, dalle medie, perché aprono un po' la mente, no? Fanno vedere le cose in maniera diversa, senza bisogno effettivamente di sapere tutto, il contrario di tutto e di quella roba lì. Però effettivamente aprono la mente, quindi continuate a pensarci e vedrete che poi tornano effettivamente molto comode. Si vive anche senza, ok? Cioè, se riesce a portare avanti le cose della chimica anche senza quelle cose. Però secondo me non sono utili proprio per a vedere le molecole in una maniera diversa. Questo vi devi sapere, è vedere le molecole in una maniera diversa. È chiaro che alcuni concetti torneranno fuori, questa lezione ne è un esempio, e dove soprattutto vedremo le applicazioni, no? Cioè cosa da quelle due lezioni lì ci serve effettivamente per quello che riguarda la reattività, no? Quindi adesso entreremo nel fantastico mondo della reattività. Voi dite, ma noi già ne sappiamo di chimica organica come reattività. Non basta la 2, bisognerebbe fare la 3, la 4, eh? E ce n'è tanta, okay? Ce n'è veramente tanta. Però cercheremo noi di cogliere i punti essenziali. Come vi ho detto all'inizio del corso, l'idea mia, nostra, è quella di fare un corso moderno, un corso moderno, perché è un po' l'ultima fase per voi dell'organica, dopo entrate nella farmaceutica e dopo entrate nella farmacologia. Quindi in qualche maniera non volevo rimanere legato ancora a modi di pensare della chimica organica o la chimica organica di sintesi passati, ma puntarvi sul futuro. È chiaro che non si può fare tutto, però cercherò di darvi dei punti. E uno, secondo me, degli aspetti chiave è proprio la lezione di oggi, che ci saranno molti esempi di concetti su reattività che voi non conoscete, alcune lezioni non le conoscete. Non è questo che dovete cogliere oggi, ma dovete cogliere l'idea, il concetto. Poi la reattività la cominciamo, speriamo, da oggi pomeriggio, ancora ci sono dei dubbi, però non proprio oggi, ve lo dico. Cominciamo a coglierli da oggi pomeriggio. Qual è l'unione tra tutta questa parte di questa stereochimica avanzata e la reattività? L'unione sta nel fatto che dovremmo, tra le varie reazioni che andremo a vedere, ci saranno molte reazioni che saranno in qualche maniera selettive. Selettive cosa significa?
significa che dovranno essere rigide, selettive, quindi dovranno essere legate alla posizione, diciamo, nella molecola, e queste le avete già viste con gli alchini, chemoselettive, le avete già viste, quindi devono andare su un gruppo o su un altro, ma soprattutto, questa è la parte che ci riguarda principalmente, dovranno essere stereoselettive. Stereoselettive. E di queste stereoselettive ce ne saranno di due grandi famiglie, diastereoselettive e enantioselettive. Diastereoselettive ed enantioselettive. Quindi la selettività è la madre di tutte le parole, questo ve l'ho già detto. Regio e chemo sono due concetti abbastanza semplici, stereoselettive più difficili. Per capire come selettivare, non credo che sia italiano, comunque per cercare di rendere selettiva una reazione dal punto di vista stereochimico, dobbiamo conoscere la chiralità. La chiralità non nella maniera semplice, un po' impropria, detta in organica 1, ma non perché lui non me la volesse fare così, perché ormai si è visto che prima conviene farlo in quella maniera là, un po' impropria, e poi approfondirlo avendo già alcuni concetti di stereochimica, no? Questa è l'idea, perché se uno la fa subito, come ve l'ha fatta Luca nei giorni scorsi, si perde, no? Immediatamente. Già è difficile di per sé la stereochimica, se in più. Allora, prima si dà un'infarinata e poi si fa abbastanza bene. Ok, quindi l'idea nostra è quella di fare delle reazioni stereoselettive. Per fare delle reazioni stereoselettive abbiamo bisogno di usare delle molecole che siano chirali, giusto? Perché la chiralità non è che nasce da nulla, ok? Nasce, bisogna in qualche maniera imporla ad una reazione, per imporla ci vuole qualcosa di chirale. E qui un po' il cane che si muore dalla coda, o volendo nata prima l'uovo la gallina, cioè noi abbiamo bisogno di qualcosa di chirale per fare delle molecole chirali. Ma come facciamo a fare le molecole chirali se non abbiamo qualcosa di chirale, no? È un po' l'uovo e la gallina. Noi ci serve qualcosa di chirale per fare qualcosa di chirale, ma io lo devo prima avere prima di farlo. Quindi è nato prima l'uovo e la gallina, solito grande dilemma, visto che dall'uovo viene fuori la gallina, ma è la gallina che fa l'uovo, giusto? Quindi chi si capisce bene chi è venuto prima. Fortunatamente la natura ci ha offerto, come abbiamo visto, delle molecole chirali. Delle molecole chirali, e soprattutto ce l'ha offerta enantio pure, ci siete la differenza. Una molecola chirale può essere anche l'acetone, no? Però ce l'ha offerta enantio pure, e gli aminoacidi, gli zuccheri, sono la nostra massima espressione. Perché ci sia solo l'L per gli aminoacidi e solo D per gli zuccheri, non so, forse uno dei motivi è perché potevamo così fare altre molecole chirali, giusto? Però ancora lì il dibattito è pienamente aperto. Quindi a noi ci servono questi concetti di chiralità allargata per poter affrontare delle reazioni stereoselettive. Ok? Questa è l'idea. Quindi qui in questa prima slide ho voluto un attimo richiamare alcuni aspetti chiave che ci serviranno molto dopo. Questo più o meno l'abbiamo visto anche ieri, giusto? Quindi un attimo di terminologia, non richiamo l'R e l'S che lo sapete calcolare già abbastanza bene per voi, non vi richiamo il D e l'L che lo sapete già, il D e l'L certo che sapete già farlo da solo, non vi richiamo lo Z e l'I per gli alcheni che lo sapete già, e quindi andiamo direttamente a quello che ci serve. Quindi mi raccomando, non confondiamo le molecole achirali, quindi che non hanno elementi di simmetria, quindi questi, o meglio, che hanno solo elementi di simmetria del secondo ordine, con le molecole meso. State attenti a come rappresentate le molecole, ad esempio questa, che ne so, peggio ancora questa sembra in qualche maniera chirale, giusto? Se andate a guardarla, però come potete immaginarvi lì c'è un centro di inversione, okay, quindi molto forte, e se la mettete in un'altra conformazione potete vederci benissimo anche il piano. E mi raccomando, non confondetevi anche questa, sembra chirale, ma c'è un piano di simmetria, questo è possibile, sembra che
tirare la cerbiera di simmetria. Quindi state attenti, ok? Ci sono delle volte che queste molecole sembrano chirali ma non lo sono, queste ovviamente sono completamente achirali e queste invece sono chirali per ovvi motivi, no? Qui alcuni sono anche molto facili, questo è un aminoacido ad esempio, questo guardate l'incredibile, no? Qui c'è un piano di simmetria, qui non c'è, c'è chiaramente un C2, ma vi ricordo che il C2 è messo per la chiralità, quindi gli 1-2 trans li vedremo spesso, cicloesani, 1-2 sostituiti trans, li vedremo spesso e sono molto sfruttati, questo qui è chirale, questo qui no. E ricordatevi gli alleni, questo è un classico allene chirale, pur non avendo l'atomo di carbonio quaternario facile da individuare, ma e questo lo vedremo spesso questi alleni. Ma forse più spesso di tutti vedremo questa struttura qua. Questa struttura qua che non, apparentemente non ha quasi nulla di chirale, no? A vederla così, però come abbiamo detto ieri, lì c'è un C2 chiaramente, ma il C2 è permesso per la simmetria delle molecole, ma soprattutto questo qui non ha un piano di simmetria. Perché non ha un piano di simmetria? Perché questi fenili non possono ruotare, cioè non possono fare così. L'idrogeno che c'è in quella posizione, l'idrogeno che c'è in quella posizione lì, non possono scomparire, giusto? Quindi dovrebbero andare a spalle l'uno contro l'altro, quindi non ce la fanno e rimangono fermi. Se quella molecola poteva muoversi anche così, chiaramente aveva un piano di simmetria perfetto, ma essendo bloccata per motivi sterici, non c'è il piano di simmetria vero lì. E quindi quella molecola è chirale. E chirale, come vi diceva Luca, lungo l'asse, quell'asse lì è bloccato. Tant'è vero che nei disegni spesso vedete si mette questo grassetto qua, per indicarvi proprio che questo viene verso di voi e questo viene verso di voi, mentre gli altri rimangono dietro. Quindi qui, questi fenili qua, questo fosforo con il fenile, è bloccato in una determinata conformazione e non può andare così, è bloccato, grazie a questo blocco risulta chirale. Questa è una delle specie chirali più utilizzate nelle sintesi stereoselettive. È una cosa incredibile, induce una chiralità spaventosa. Questo qui, più che gli alleni, e vedremo pochissimi casi degli alleni, vedremo pochissimi topologici, questo è probabilmente quasi l'unico caso di azoti chirali che si utilizzano nella sintesi asimmetrica. Diverso invece il caso di questo qui invece è molto utilizzato, il solfossido. Sulla chiralità planare, di cui ancora stiamo discutendo, ci sono pochi esempi, sono nicchie di ricerca un po'. C'è qualcuno in Giappone, qualcuno negli Stati Uniti che cerca di sfruttare la chiralità planare per cercare di fare reazioni stereoselettive, ok? Quindi, però è più difficile farlo questo in maniera più pura che poi i veri benefici che ne porta. Ma questo, e ve lo mostrerò, è praticamente il ligando più utilizzato per indurre in antistruttura. Ok? Quindi questo è chirale. Sì, e il più famoso è con il fosforo, da cui hanno preso anche il premio Nobel, ma c'è anche casi con gli OH. Mi raccomando, questa è chirale quando questi fosfori o OH o un sostituente è in queste due posizioni qua. Se fosse qui ce la fanno, quindi non è più chirale. Quindi è bloccato in questa posizione qui. Questo qua, senza la storia della chiralità estesa, è difficile da comprendere, giusto? Difficile da comprendere. Tenetelo bene a mente, questo nome Bina deve diventare popolare per voi. Binol è con gli OH, Binap è con il fosforo. La struttura chirale più utilizzata per fare reazioni stereoselettive. Più utilizzata degli aminoacidi che madre natura ci dà, più utilizzato dei carboidrati che madre natura ci dà già in antiocuri, ma non inducono quanto induce questo qua. Ne ho parlato anche con Luca ieri, perché secondo te questo induce così tanto? Lui sostiene che l'asse
quindi no, quello prioritario ha effettivamente una priorità sulla chiaralità, quindi luce di più di un centro stereocentrico. E poi è grande, e poi è estremamente grande, quindi anche l'effetto, una volta che si piazza, effettivamente quella faccia risulta particolarmente diversa dall'altra faccia, quindi inevitabilmente uno preferisce andare su una piuttosto che sull'altra. Questa è quella che sfrutteremo lì, ok? Comunque, queste non sono chirali, queste sono mise come ve l'ha descritto lui, queste rimangono chirali e tra le chirali questa è quella che utilizzeremo lì. Va bene, ci siamo. Binap, binol, io parlerò binap, binol. Di queste, tra l'altro, cosa succede? Potete definire se sono R o S, non ve lo faccio perché non serve a niente. Fortunatamente oggi come oggi si comprano entrambi, sia gli R che l'S, e si utilizzano. Il discorso è come hanno fatto a fare questa chirale, cioè probabilmente uno riesce a farla racemica, poi bisogna risolverla in qualche maniera. La fortuna vuole che c'è un enzima, di cui adesso non mi ricordo nemmeno il nome, non so se ti ricordi tu, che riesce a fare una reazione solo su uno dei due enantiomeri, lo vedremo. Quindi in realtà è un enzima che è in grado di risolvere questo per avere un antipuro, perché a me non mi basta avere un chirale, lo devo avere anche un antipuro per ridurre una reazione stereoselettiva. Ok? Ci siamo? Mi raccomando, la differenza non mi basta che sia chirale, deve essere anche un antipuro. Non ci siete, una molecola chirale va bene, chirale, però se è la miscela racemica, cosa ce ne faccio? Uno induce da una parte, uno induce dall'altra, ottengo sempre una miscela racemica. Lo vedremo. Prima di tutto vi voglio richiamare alcuni concetti che probabilmente sapete già. Quello, ecco, la chiralità è la proprietà di una molecola, giusto? Poi in realtà di un campione in cui il contenuto è la molecola racemica possiamo avere vari casi. Cioè può essere racemico, giusto? Quindi 50-50, e lì siamo 50-50. Può essere scalenico, che è una parolina che non si usa quasi mai, però in realtà scalenico si intende di un campione che la cui miscela non è racemica degli enantiomeri. Non è racemica, cosa vuol dire? Può essere 60-40, 40-60, 30-70, 80-20, 20-80, qualsiasi cosa che non è 50-50. Ok? Quello è scalenico. A quel punto ne nascono di due casi. Può essere enantiomerico, enantiomericamente arricchito, che sono 90-10, possiamo dire che io ho molto di più di un enantiomero rispetto all'altro, e quindi si può dire che è enantiomericamente arricchito, oppure posso dire che è enantio puro se vado sopra il 99%, quindi un enantiomero rispetto all'altro è maggiore, è praticamente l'altro inesistente. Ok, quindi ci sono questi due casi, arricchito e puro. L'ideale è riuscire ad ottenere delle reazioni che portino ad un enantiomero puro, giusto? Maggiore del 99%. Vi potete immaginare che non è così facile. E spesso si ottengono dei composti che sono enantiomericamente arricchiti, che praticamente sono tutti casi tra il 50-50, che è racemico, e il 99-1. Ok? Quindi sono la maggior parte dei casi, ed effettivamente è così quello che si ottiene. Ci si accontenta del 99-1, sia chiaro, anche perché cosa succede, forse dopo lo vedremo, se voi avete una miscela enantiomericamente arricchita, quindi 99-1, succede che uno, chiaramente il 99 è molto di più di quello 1, giusto? Se provate a cristallizzare, lo conoscete la parola cristallizzazione? Cristallizzazione, quando voi fate una soluzione satura a qualcosa, e una volta che satura, aspettandoli nel tempo, nelle opportune temperature, comincia a cristallizzare. È chiaro che se voi avete un campione che è 99-1, dove chi si satura prima? Quello 99 o quello 1? No? Si satura prima quello che è a 99. Quindi chi comincia a cristallizzare prima? Quello a 99, e quindi voi l'uno vi rimane in soluzione perché ancora non è saturo, e quindi voi nel cristallizzato ottenete il composto enantiomericamente puro. Avete capito questa
concetto. Quindi spesso non si riesce a avere 99,505 100 è possibile, ok? Però maggiore di 99 non si vede nemmeno praticamente l'albero. E questo è un esempio, no? Guardate, questo è un racimo 50-50, qui ci fanno una reazione natrio-selettiva, vanno a fare lo stesso tipo di analisi, vedete che quell'altro praticamente non si vede nemmeno, si vede soltanto questo, quindi questo è il classico caso di 99-1. Ci si può effettivamente anche accontentare, cioè non è quello il problema, no? Non è quell'1% che ti inficia poi completamente il prodotto, la reazione, però è chiaro che poterlo avere puro è la cosa assolutamente ideale in qualche maniera, no? Una cosa ideale, come è puro l'amminoacido che ci offre la natura, come è puro lo zucchero che ci offre la natura, che poi sia solo L o solo D, come è stata fatta questa scelta da qualcuno, e quindi, però è puro, ok? È antiomericamente puro. Quindi la grande sfida della sintesi organica è proprio rivolta a fare composti enantiomericamente puri. Lo vedremo dopo. Perché c'è questa necessità? Perché i farmaci, quindi entriamo nel vostro campo, devono andare a interagire con recettori, DNA, proteine, enzimi, diavolo ce n'è, membrane cellulari, che sono tutte specie chirali ed enantiopure. Quindi cosa succede? Che se io sono chirale e tu sei chirale, noi interagiamo in maniera differente se io sono di un tipo di chiralità e tu sei di un'altra. Quindi la chiralità nei farmaci è ormai diventata, lo vedremo, obbligatoria. Non, scusate, la chiralità dei farmaci. Avere una molecola chirale non puoi dare la miscela racemica o una miscela di diesterisomere. Devi dare il composto enantio puro. Enantio puro. Perché molto probabilmente i due enantiomeri interagiscono, o i due stereoisomeri interagiscono diversamente con i vostri recettori DNA, proteine, enzimi, bla bla, perché questi sono tutti chirali. Per intendersi, la mano è chirale, viene da lì la parola chirale, giusto? Quindi è chirale per eccellenza. Anche il guanto è chirale. Possiamo intendere che questo è un enantiomero e questo è un enantiomero. Il guanto è chirale, provate a mettere una specie, un enantiomero sul guanto sbagliato, vi accorgete che l'interazione è completamente diversa. Non si riesce a mettere praticamente il guanto sbagliato nella mano sbagliata. Quindi questi sono due enantiomeri, interagiscono diversamente con qualcosa che è chirale. Giusto? Io, quello è chirale, il guanto è chirale, questo è chirale, io a seconda dei due enantiomeri che utilizzo interagisco in maniera diversa. Immaginatevi voi una molecola chirale, quindi due enantiomeri, come interagiscono con un'altra specie chirale, che è ad esempio le proteine, gli enzimi e bla bla. Quindi la richiesta di prodotti enantiopuri è cresciuta enormemente. Bisogna cercare di fare composti enantiopuri. Ma non solo nei farmaci, anche in agricoltura bisogna fare prodotti enantiopuri, perché chiaramente anche se devi ammazzare un insetto, una mosca, devi essere anche quello, avrà una struttura chirale al suo interno. Quindi anche lì è cresciuta anche la necessità, perché le proprietà sono diverse per i polimeri. Anche i polimeri, il polietilene che non c'ha centri sterogenici non serve più, adesso va il polipropilene che c'ha un centro sterogenico, quindi bisogna farlo in maniera stereochimicamente definita. Per fare questo non è facile, è quello che dobbiamo riuscire a capire come farlo. In qualche maniera questo ha portato anche di nuovo a un rispostare l'importanza nella chimica sintetica, perché senza i prodotti enantiomericamente puri
probabilmente l'innovazione non si riesce a fare. Non si riesce a fare, si riesce a fare sempre le solite cose, bisogna fare innovazione, prodotti nuovi, proprietà e funzioni nuove. E questo, la chiralità ha aperto tutto, la chiralità, o meglio, cercare di ottenere prodotti numericamente puri, ha aperto tutto questo nuovo mondo. Ok, torniamo a noi. Queste sono le proprietà di un campione, di una molecola chirale, no? Dire chirale non è sufficiente. Chirale enantio puro o enantio numericamente arricchito, allora sì, ha senso. Okay? Per determinare chiaramente l'enantio purezza bisogna utilizzare degli strumenti che voi studierete a lungo il prossimo anno, che sono tipicamente NMR, UV, R, massa. Ma cosa succede? Che in questi strumenti qua, lo spettro che viene fuori di questi strumenti qua, gli enantiomeri sono uguali. Cioè, non c'è qualcosa di chirale che mi permette di separare i due enantiomeri. Quindi voi andate a fare uno spettro UV di un enantiomero dell'altro, andate a fare un IR di un enantiomero dell'altro, andate a fare punti di fusione, punti di ebollizione, via dicendo, è assolutamente identico. Quindi, perché è identico? Perché io per poter vedere, interagire diversamente con i due enantiomeri, ho bisogno che qualcosa sia chiarato. Quindi ho bisogno di fare delle cromatografie che abbiano un supporto chirale, ok? Perché se non c'è un supporto chirale, i due enantiomeri correranno tutti e due uguali, ma avendo qualcosa di chirale interagiscono in maniera diversa, perché loro stessi sono chirali, e quindi usciranno a tempi differenti, ok? Poi qualcuno una volta mi ha detto: ma perché la rotazione ottica, il polarimetro, che forse avete visto, i due enantiomeri interagiscono in maniera differente, cioè uno dà più x, l'altro dà meno x. In qualche maniera cosa significa? Cosa possiamo concludere se uno al polarimetro dà più x o meno x? Che la luce polarizzata è chiara. La luce polarizzata è chiara. Strano da vedere, eh? Pensate, c'è polarizzato, cosa vuol dire? La fisica forse l'avete fatto, ve l'ho chiesto a Guidi di farlo, cioè è polarizzata nel piano, significa che il campo elettrico e il campo magnetico sono solo in una direzione e quindi non esistono piani di simmetria. La luce polarizzata è chiara, tant'è vero che interagisce con gli enantiomeri in maniera differente. Ok? Ecco perché voi potete utilizzare anche il polarimetro per capire se avete un enantiomero o l'altro enantiomero. La luce polarizzata è chirale e in quanto chirale interagisce con specie chirale in maniera differente. Tutto qui. Come il guanto con la mano, identica, nella stessa identica maniera. La vite chirale, no? Un altro bel esempio. Se voi prendete effettivamente la vite, che è chiarale, no? Perché chiaramente già non c'è il piano di simmetria in quanto oggetto. Se voi la prendete con la mano sinistra, provate a ruotarla e provate a prendere con la mano l'altra mano, quella che sia, e provate a ruotarla, la sensazione è diversa. Se voi provate a prendere la vite, muovetela con la mano destra e muovetela con la mano sinistra, l'effetto è diverso, perché due enantiomeri interagiscono con una specie chirale e l'effetto è diverso. Quindi quando io sono chirale e tu sei chirale, interagiamo in maniera diversa se io sono un enantiomero o l'altro. Quindi per determinare questa enantio purezza dei campioni ho bisogno o del potere o del polarimetro, ok? Però devo sapere quanto ruota. Quindi se faccio una molecola nuova, io non posso sapere quanto ruota x più o meno quella molecola. Quindi mi serve per capire se effettivamente è enantiomericamente arricchito, ma non so se è al 99 o al 75.
L'NMR con i reagenti di shift chirali, ovviamente, perché? Perché non faccio altro che fare una specie di esteromerica, quindi differente, oppure quella che oggi come oggi viene utilizzata di più è sicuramente la cromatografia, che può essere o HPLC o GC, addirittura c'è questa nuova cromatografia con liquidi critici, tipo la CO2 supercritica, e questo ve lo farà strumentale il prossimo anno, che permettono di avere questi tipi di cromatogrammi qui. Quindi se io ho un racimo, li vedo tutti e due e vado a calcolare l'aria e sarà 50-50, io faccio la mia reazione, cosa ho ottenuto, lo rinietto e vedo che nella speranza di tenere uno solo di due. Uno solo di due. Spesso che ne so, si ottiene comunque una gomma anche qui, un'altra qui, quindi vado a fare il rapporto delle aree. A questo punto è importante introdurre quello che è l'eccesso enantiomerico, cioè io come faccio parlando con te, lui aveva fatto una reazione enantiomericamente arricchita. Vabbè, quanto enantiomericamente arricchita? Qual è il numero che si utilizza per dire quanto è enantiomericamente arricchita? Non era più, era facilissimo dire 90-10, 80-20, 30-70, effettivamente già si poteva capire, ma non so perché hanno voluto enfatizzare ancora di più e hanno creato l'eccesso enantiomerico. Ve l'ha fatto Fabio? L'eccesso enantiomerico. Quindi è la differenza tra i due enantiomeri rispetto alla somma dei due. Questo chiaramente enfatizza molto la cosa, perché se, qui c'è un esempio, se io ho un rapporto enantiomerico 66-22, strano, 66-22 per dire 3-1 probabilmente, per dire 3-1 e per dire 3-1 e vado a fare la differenza, cioè l'eccesso enantiomerico è a 50. Faccio un altro esempio, forse questo non è proprio di migliore. Se io faccio una reazione molto bella mi viene 90-10, giusto? 90-10 non è andata male. Ora se io vado a fare 90-10 diviso 100, che è 90 più 10, ottengo 80 di eccesso enantiomerico. Cioè io avevo 90-10, però l'eccesso enantiomerico è 80. Ok? Quindi questo enfatizza molto il fatto che io non ho composto enantiomericamente puro. Vediamo, se io ottengo 99-1, caspita, 99-1 ho ottenuto. Anzi, facciamo un altro caso, 95-5, ottengo 95-5, dai, per quel 5, chi se ne frega, è andata bene, 95-5, se voi andate a fare l'eccesso enantiomerico, 95 meno 5 diviso 100, viene 90, viene 90, quindi l'eccesso enantiomerico enfatizza molto quella piccola percentuale che c'è dell'altro enantioma. Questo perché è stato creato questo numero qua? Cosa c'ha di correlabile con una cosa che voi già conoscete? Facciamo un altro esempio. Dunque, voi sapete che se io ho un composto enantio puro, vado a fare il polarimetro, ottengo un valore, passatemelo, 100, passatemelo questo 100. Io ho un composto enantiomericamente puro, vado a fare il polarimetro, ottengo più 100, ok? Per un momento pensate che sia più 100. Se vado a fare al polarimetro con un composto che è 95,5, quanto ottengo? Quanto ottengo? No. 90. Non tiri 95, ok? Perché quel 5 gira dall'altra parte, quindi voi non avete 100 perché già è 95, in più quel 5 gira dall'altra parte, quindi viene 90. Quindi l'eccesso enantiomerico, perché è stato creato? Con cosa corrisponde? Con l'accuratezza ottica. L'eccesso enantiomerico corrisponde con l'accuratezza ottica. Quindi automaticamente, conoscendo l'eccesso enantiomerico,
posso, e andando a calcolare al polarimetro il suo valore, posso calcolare quant'è il suo valore se fosse puro. Ci siete? Per questo è stato fatto l'eccesso antimetrico. Quindi tutte le volte che adesso nelle nostre relazioni vedrete e alcune volte mi sentirete dire a me i, perché purtroppo all'inglese si dice i, ormai è diventato quanto è l'i, anche quando parliamo tra di noi di solito, anche lì i, anche si dice e, quindi mi sentirete dire i, perdonatemi, si intende eccesso enantiomerico, ok? Si intende eccesso enantiomerico. E l'eccesso enantiomerico è stato fatto non per in qualche maniera enfatizzare e rendere, dare più importanza a quella piccola percentuale di composto che non è eticamente attivo, ma semplicemente perché con questo eccesso enantiomerico possiamo avere l'idea effettivamente della sua purezza ottica. Ci siete? Ora, i conti noi li abbiamo fatti a 100, è facile. Chiaramente non è che tutti girano più 100 o meno 100, quindi ci sarà più 34, no? Più 65, però non è che si poteva sempre dire l'alfa di ognuno, e quindi l'I è effettivamente un numero molto comodo, perché tanto più si avvicina a 100 e tanto più è puro, tanto più si allontana da 100 e tanto meno è puro. Per intendersi, se io ho un II del 50, quant'è il rapporto tra i miei due enantiomeri? 75-25. Quindi 75-25, uno dice, non è andato manco così male, giusto? C'ho 75-25, ma l'eccesso enantiomerico è 50. Ok, quindi se questo è abbastanza chiaro, la differenza fra proprietà di una molecola, quindi la chiralità, e proprietà di un campione di quella molecola chirale, che può essere enantio puro, racemico o enantiomericamente arricchito, e per capire questo enantiomericamente arricchito quant'è, ho bisogno di questo numerino qui, questo II, che mi dice chiaramente di quanto è arricchito, poi è rispetto a 100, però se vedete II sotto il 90, non sono reazioni buone. Perché 90 di II significa 95,5. Il limite accettabile per dire che una reazione è enantioselettiva è II 90, cioè 95,5. Questo è un po' il limite che ci si pone. Se sei sotto questi II qua, non serve niente. Perché fino a questo limite qui, 95,5, voi potete effettivamente fare la cristallizzazione, voi, l'industria, il diavolo che sia, può fare una cristallizzazione e effettivamente quello che cristallizza, cristallizza quello a 95. Quindi voi siete in grado di poterlo ottenere poi puro con una semplice operazione fisica, diciamo, non più chimica. Sotto il 90, quindi sotto il 95,5, spesso quando cristallizza viene giù un pochino dell'altro, quindi si complica la vita. Un ultimo concetto che abbiamo già detto, ma che vorrei richiamare un attimo per dare un'altra definizione, è quello della prochiralità. Okay? Quindi noi abbiamo detto che ci sono protoni o gruppi che sono prochirali, nel senso che se lo vado a sostituire con qualcosa di diverso, il centro diventa chirale. Questo è in molti casi corrisponde alle enantiotropicità, ad esempio questi due idrogeni, ad esempio questi due metili, ad esempio no, questi sono diesterotopici. Perché sono diesterotopici? Perché abbiamo già un centro stereogenico, no? Abbiamo già un centro stereogenico, quindi non c'è più un piano di simmetria, ma c'è semplicemente il fatto che quando questi invertono si forma il diesterisoma, non invertono, li sostituiscono uno di due, si forma il diesterisoma. Quindi questa struttura prochirale a cosa si riferisce? Si riferisce tipicamente, come vi dicevo, a una struttura planare, ed è il doppio legame, che può essere l'alchene, il chetone, l'aldeide, l'immina. Quindi, in qualche maniera, se io riesco a fare l'attacco da una faccia o dall'altra faccia, alla fine posso ottenere un composto chirale, giusto?
cioè questo prochirale diventa chirale, prochirale diventa chirale. Quindi qui ho due facce, essendo questo prochirale planare, io ho due facce che devo in qualche maniera discriminare se voglio che il mio composto finale chirale sia enantiomericamente arricchito. Giusto? Quindi pensate alla difficoltà di fare un composto chirale. Voi avete una cosa planare, dovete fare in modo che quello che attacca questa cosa planare attacca solo da questa parte qui, o solo da questa, in modo tale che il centro chirale che si viene a formare è solo uno. Potete immaginare che non è una cosa facilissima. Cioè, come faccio a discriminare la faccia? È come se qualcuno, vediamo che voi siate simmetrici, noi non siamo simmetrici, no? Sembriamo simmetrici, però se ci guardate, no? Però c'è sempre qualche orecchia più in su, un'orecchia più in giù, una vasetta più in giù, che non ci rende chiarati, no? Molti dicono che la bellezza sia nella simmetria, c'è chi dice che invece gli artisti, quando del Rinascimento, è tutto simmetrico. Giusto? Tutto simmetrico. Voi ovunque andate, tornate al Palazzo Ducale, tutto simmetrico, le finestre, gli archi, le tutto simmetrico, c'è un piano di simmetria ovunque. C'è chi sostiene, gli artisti una volta sostenevano che la simmetria è fonte di bellezza perché è la perfezione, perché va. Adesso invece si tende a dire che la non simmetria è fonte di bellezza, no? Esempio, l'elica del DNA, quindi se voi guardate il design, guardate il design a Milano, vedete sempre l'elica, come mai? Che c'è sembra un'associazione mentale tra l'elica e la simmetria. Comunque va bene, andate a Bruxelles, siete mai andati a Bruxelles? Nella Grand Place di Bruxelles, lì si va a piazza, la cosa che salta all'occhio in maniera marcata è il palazzo di Bruxelles, che è completamente non simmetrico, cioè sembra simmetrico, ma se cominciate a guardare effettivamente la parte più lunga, guarda, e sembra che era proprio un motivo di protesta nei confronti di quel architetto, non so chi l'abbia creato, contro il Rinascimento italiano, no? In qualche maniera, dove tutto doveva essere invece assolutamente perfetto nella simmetria. In chimica la perfezione, non lo so, non è la perfezione, però la bellezza probabilmente sta nella asimmetria, cioè nella chiralità. Nella asimmetria, quindi nella chiralità. Quindi noi dobbiamo discriminare due facce, quindi qualcuno mi deve dare un cazzotto solo di una parte sola della faccia. Potete immaginare che anche statisticamente non è così facile, no? Dare sempre un cazzotto dalla stessa faccia, parte di faccia e non sull'altro, prima o poi lo dai anche dall'altra parte, quindi inevitabilmente non è facile fare questo, non è assolutamente facile. È chiaro che questi due sono due enantiomi, quindi se io attacco da qui ottengo l'enantiomo, se attacco da qui ottengo l'enantiomo. Perché ve lo sto dicendo per l'ennesima volta? Perché hanno creato dei nomignoli che sono RE e SI, cioè la faccia RE e la faccia SI, quindi spesso si sente parlare di faccia RE e di faccia SI. Allora, la faccia RE, quindi deve essere R, faccia SI, quindi deve essere S, ok? Come si fa a calcolare se questa faccia qui è la RE e questa qui è la SI? Dovete di nuovo fare la priorità di Cunningham-Prelog. Avete 1, 2, 3 la priorità, vedete come gira? Quindi è faccia RI. Ovviamente mettetevi sotto 1, 2, 3 gira S, quindi è SI. Faccia RI. Chiaramente non dovete dire la faccia RE porta R e la faccia SI porta S, perché chiaramente dipenderà da che tipo di nucleofilo uno entra, no? Con cui entra, perché chiaramente può avere priorità 2 o 3 a seconda di chi è N1, quindi a seconda se è lo zolfo, l'ossigeno e soprattutto a seconda di chi c'è qui. Quindi non si può dire se il prodotto finale ha, io come nucleofilo entro nella RE, porto all'R. No, non lo potete dire, perché dipende da chi è il nucleofilo, ok?
se il nucleofilo ha priorità maggiore o minore potrebbe cambiare l'ordine. Però sicuramente potete dire la faccia è re e la faccia è se. Tipicamente, ma meglio non, è come quando fate l'inversione di configurazione nella SM2, no? Uno tende a dire da R diventa S, da S diventa R. Non è vero sempre, se volete vi posso mostrare dei casi, perché dipende da chi è il nucleofilo e dipende da chi sono i sostituenti nel substrato, perché può avere priorità maggiore o minore, nel senso che sicuramente si ha inversione di configurazione, quello sì, ma non per forza significa che da R diventa S o da S diventa R, ok? Perché questo R e S sono stati inventati da quei tre pazzi lì che hanno scogitato questa cosa che non ha nessuna connessione con la realtà, giusto? È un'idea che è venuta in mente a quei tre là in un lago in Svizzera, e quindi inevitabilmente è un po' male. Anche loro sono sempre loro che hanno inventato questo R e questo S, quindi non significa per forza questo qui. Prima di passare alla stella clinica, o meglio, prima di fare alcuni esempi, vi vorrei richiamare alcuni concetti che abbiamo già detto. Racemizzazione, quando voi avete una molecola sola con un unico centro stereogenico e si formano entrambi gli enantiomeri, si forma quindi il raceme, ok? Tipica la situazione di un carbonio, un centro stereogenico in alfa carbonio, quindi voi in qualche maniera perdete la stereochimica. Non confondetela con l'epimerizzazione, come abbiamo detto, in cui è uno solo dei tanti centri stereogenici che racemizza, vedete in questo caso qui è questo centro qui che diventa entrambi gli enantiomeri, ma questo rimanendo uguale si vengono a formare due diesterisomeri. Quindi quella è una epimerizzazione e non una racemizzazione. Un ultimo caso, questo veramente banale, in cui tipicamente voi avete un'ossidazione, quindi da ad esempio questo alcol qui che era chirale con un centro stereogenico, l'ossidate, andate in una situazione di prostereogenicità e però avete perso la chiralità. Quindi questi sono tre casi in cui tipicamente si perde la chiralità: racemizzazione, epimerizzazione, perdita di chiralità, non saprei come chiamarla questa qui. Che effettivamente ovviamente non abbiamo più una struttura asimmetrica con cui avere a che fare. Sono da evitare queste reazioni se si fanno le reazioni enanti o selettive? Ovviamente sì. La chiralità, una volta che si è persa, dopo devi in qualche maniera introdurla di nuovo. Vi richiamo, scusate, anche questo, così dopo andiamo avanti. Le reazioni stereospecifiche le conoscete, no? Tipo questa della SN2, una reazione stereospecifica in cui si ha sicuramente inversione di configurazione. Attenzione, non ho detto che da S diventa R, da R diventa S, ma abbiamo inversione di configurazione. Attenzione, perché in questo caso, ad esempio, c'è stata una ritenzione di configurazione, ma è dovuta a una doppia inversione, fateci caso, questo è rimasto uguale anche se è avvenuta apparentemente una sostituzione, ma per doppia inversione. E mi raccomando, le reazioni stereospecifiche per eccellenza sono quelle sui doppi legami. Stereospecifiche significa questo, che la stereochimica del materiale di partenza determina la stereochimica del prodotto. Cioè, se io parto dal cis, ottengo il cis, miscela racemica, ma comunque cis, se io parto dal trans, ottengo il trans. Quindi, stereospecifica, voi dovete guardarlo sul reagente, mentre stereoselettiva lo dobbiamo guardare sul prodotto. Stereospecifica, una reazione stereospecifica, chiaramente una reazione stereospecifica è quando, partendo da due diesterisomeri diversi, tipo cis e trans, si ottengono due prodotti stereochimicamente differenti. Tipicamente sono le reazioni appunto di ciclopropagazione, di ossidazione, di addizione di bromo e via dicendo degli alcheni. Tipicamente sono appunto queste reazioni qua, stereospecifiche, da non confondere appunto
con le stereo selettive che le vedremo subito. Allora. Quindi dobbiamo noi fare reazioni stereo selettive. Come riusciamo a fare queste reazioni stereo selettive? Ci sono varie maniere e cerchiamo di andare. Adesso sarà un elenco questa ora di modi per poterlo fare con alcuni esempi. Dopodiché, quando oggi pomeriggio cominceremo con le varie reazioni, le troveremo caso per caso. Quindi non vi preoccupate se alcune cose ora non le riuscite a capire, perché le riprenderemo tutte. Questa è solo una carrellata per farvi vedere come si fanno le reazioni stereo selettive. Dopodiché li prenderemo in considerazione, diciamo, classe per classe, dove ci saranno dei casi di reazioni stereo selettive e dei casi no, ovviamente. Non è che tutte le reazioni sono stereo selettive classe per classe, però dove ci saranno, in modo tale che potete capire qual è la logica. Allora, le reazioni di astero selettive, diciamo, sono, secondo me, si dividono in due grandi famiglie. Si dividono nelle famiglie dove l'uscita, quindi la diastero selettività, è detta, controllata, come vogliamo dire, la gestisce il substrato. Quindi il substrato ha qualche costrizione sterica o elettronica che ti dirige l'attacco del nuovo nucleofilo nella una delle facce R o S. Quindi è dettato, controllato dal substrato, nel senso che sono io, per intendersi, che prendo qualcuno che deve entrare alla porta per la mano e ti porto dentro. Ok? Ci siamo? Quindi sono io su cui devi fare, mi devi mettere a posto la guancia, vieni con me, ti metto nella posizione giusta e tu mi metti a posto la guancia, ok? Quindi sono io substrato che controllo l'entrata del nuovo nucleofilo. L'altra grande famiglia è che non sono io che controllo, ma è lui che entra, che automaticamente viene nel punto per reagire. Quindi è o sotto controllo del substrato o sotto controllo del reagente. Quindi il substrato è facile da capire, sono io che controllo dove tu devi entrare, quindi gestisco io, ok? Perché io ho delle, si dicono constraint, cioè delle costrizioni steriche ed elettroniche, e faccio in modo che tu arrivi in quella posizione. Oppure sei tu da solo che decidi dove andare. Quindi è il reagente, o viene chiamato anche ligando, quindi è sotto essenzialmente la diastro selettività, o è sotto controllo del substrato, o è sotto controllo del ligando reagente. Queste sono le due grandi famiglie. A questo punto, di queste due grandi famiglie, qual è secondo voi quella più attraente? Substrato, però substrato, anch'io non pensavo come voi, però il substrato, se io sono fatto così, tu farai sempre quello, giusto? Sì, io sono substrato, no? Io sono fatto così, quindi ho i miei limiti, i miei pregi, i miei difetti. Come molecola avrò una certa steria, una certa stereo elettronica. E quindi se sono io che ti controllo, tu farai sempre la stessa cosa, giusto? Se invece lasci al reagente ligando la possibilità di farlo, io posso andare a cambiare il reagente e cambiare il ligando per fargli fare quello che voglio io. Quindi negli anni 90, forse per i limiti della chimica, era tutto sotto controllo del substrato. Oggi come oggi si vuole che sia il reagente che scelgo io, il ligando che scelgo io, che controlli la stereochimica, l'uscita della chimica della reazione. Ok? Più funzionante, più versatile, no? E più
decido io da fuori cosa tu diventi, non tu da dentro. È chiaro che quindi noi vedremo entrambi i casi e parleremo proprio sotto controllo del substrato, perché ci sono ancora delle reazioni anche industriali che vanno sotto controllo del substrato, che vanno bene, quindi, e vedremo anche nuovi casi belli dove c'è l'esplosione oggi come oggi, che è sotto controllo del ligando o del reagente, ok? Idealmente questo ligando poi sotto controllo, secondo voi è meglio che sia stechiometrico o catalitico? Dove si consuma di meno? Quindi l'ideale oggi come oggi è andare sotto controllo del reagente slash ligando catalitico, così me ne serve poco, quindi spendo di meno, così ne consumo poco, quindi è meglio non consumare che consumare, così non butto via, no? Non creo immondizia, eh? Okay? Non creo, come si dice, rifiuto. Quindi è chiaro che andare sotto controllo del reagente ligando catalitico è quello a cui bisogna mirare, quello a cui bisogna andare per motivi economici, ambientali, sociali. Quello che si può. Andiamo in ordine e vediamo quelli sotto controllo del substrato. Portiamo alcuni esempi. Una riduzione di un carbonile con solido idruro, una reazione che sicuramente conoscete. Se qui c'è già un termo utile, che questo sta solo in quella posizione lì, giusto? Il solido idruro può entrare da questa parte o da questa parte sul carbonile. Chiaramente se entra da sopra ottengo questo prodotto qui, se entra da sotto ottengo questo prodotto qui. Questi tra di loro come sono? Sono di isteresomeri, ci siete? Sì, sono di isteresomeri. Se io vado a fare la reazione ottengo 90% di uno e 10% dell'altro. Quindi questo è chiaramente sotto controllo del substrato. Non c'è niente da fare, io faccio quella reazione lì, viene 90-10 di isteresomeri, no, ottengo 50-50, ok? Cioè non è che questo idruro entra ugualmente da una parte o dall'altra, entra in prevalenza da qui, entra in prevalenza da qui, quindi in maggior parte ottengo questo. Un'altra domanda è chiedersi poi, questi sono i dati sperimentali, perché quello preferisce entrare 9 volte su 10 da quella parte e una volta su 10 dall'altra parte? I motivi sono essenzialmente stereoelettronici. Vi porto un altro esempio, cerchiamo di capire. Se effetto la riduzione non con l'idruro, che è lo solido idruro, che è la roba più piccola che c'è, ma lo faccio con un idruro più grande, che vedremo quando faremo le riduzioni, che si chiama selettride, ottengo 10,90, il contrario. 10,90. Quindi cosa significa questo? È vero che questo è sotto controllo del substrato, ma dipende anche da che tipo di reagente utilizzo, ok? Quindi è comunque il substrato che detta le sue condizioni, cioè qui ci sono due idrogeni assiali, giusto? Nell'1,3 assiale famoso, che finché il nucleofilo che deve entrare è piccolo, lui entra bene da qui. Non gli danno fastidio questi idrogeni qua. Appena mi allargo un po', ah no, io preferisco andare da lì qua. Perché l'idruro preferisce questo attacco qui e non quell'altro? Cioè preferisce l'attacco assiale, in altre parole, solido idruro, rispetto all'attacco equatoriale. Il motivo va ricercato nella conformazione, cioè le interazioni di questo qui, del sigma bond che si deve formare con quest'altro sono maggiori, quindi ci sono delle interazioni stereoelettroniche che la favoriscono. Non ci interessa in questo momento. Per il momento capiamo che il substrato detta le condizioni. Noi otteniamo 90-10. Benissimo. Questo è il classico caso di stereo controllo su un sistema ciclico, ce ne sono tanti. Vi voglio portare un altro esempio. Sempre su questo, per dirvi come è fine la cosa in realtà. Se io metto un OH qui,
in posizione assiale, un'OH, qui, un'OH in quell'atomo di carbone lì. Vado a rifare questa reazione qui, 100-0. Nel 1915, 100-0. Se io invece questo OH lo metto non in posizione assiale, lo metto in posizione equatoriale, sotto, sempre su questo atomo qui, lo metto in posizione equatoriale, 0 a 100. Cosa succede con quello H? Per dirvi come substrato che controlla. Quello H cattura lui il boro idruro e detta lui le condizioni di entrare. Quindi io mi prendo il boro idruro, quindi a quel punto l'idruro è attaccato al mio H e attacca al carbonile. Se io sono sopra, attacchi da sopra. Se io sono sotto, attacchi da sotto. Chiaramente, chiaro esempio di come il substrato detta le condizioni di entrata del mio nucleofilo in un sistema prochirale, ok? In un sistema prochirale come questo, io detto, tu fa quello che ti pare, controllo io, substrato controlla. Altri casi in cui il substrato controlla, ovviamente, sono i casi in cui io ho un centro stereogenico ben definito, quindi le due antiofacce del mio sistema prochirale non sono più in antiofacce, ma sono diasterofacce, quindi diasterotopiche, quindi ovviamente entreranno in modi diversi. Guardate questo caso qui, è incredibile. Se io qui ho un centro stereogenico con un ossigeno che ci ha legato questo gruppo qua, CH2O benzile, l'ho tratto con l'idio poliidruro, questo idruro attacca solo da dietro e l'OH viene davanti. Dopo andiamo a vedere perché. Se io ho quest'altro gruppo qua invece, con il silicio, FeD2 e via dicendo, l'idruro attacca solo da davanti e l'OH va dietro. Quindi in questo caso ottengo esclusivamente l'anti e in questo caso ottengo esclusivamente il sin. Vi ricordate anti e sin? Non usiamo tre euritro che ci confondono le idee, ok? Usiamo sin e anti. Vi ricordo che sin e anti sono quelli che si adattano nella zigzag, ok? Purtroppo troverete della gente anche nei corsi di farmaceutica che vi dirà treo eritro, ok? Non confondetevi, noi siamo. Allora, questo è anti, significa eritro, sin significa treo. Però noi adesso usiamo solo sineanti, ok? Per il corso di organica noi usiamo sineanti, non usiamo treo eritro, però ve lo devo dire, qualcun altro userà treo eritro perché ha studiato negli anni 70. Però. Così. Cosa succede qui? Perché la diastero-selettività è diversa? Quando io utilizzo questo sistema qui, dove c'è questo ossigenino qui nel mio substrato, che è in grado di chelare il litio, fa un chelato tra l'ossigeno del carbonile e questo ossigeno che appunto vi dicevo, e quindi l'idruro attacca preferibilmente qui perché deve passare solo vicino all'idrogeno. Giusto? Quindi c'è spazio qui, quindi questi sono legati insieme, il substrato mi controlla questa costrizione del substrato, e io attacco dove mi rimane più comodo. È chiaro che preferisco attaccare qui che qua che c'è il metile. In questo caso qui invece, in cui siccome c'è questo silicio enorme qui vicino all'ossigeno che gli porta via elettroni, questo ossigeno non è più che latte, quindi questo è libero di fare quello che vuole. Questo attacca nella conformazione in cui questo ossigeno e silicio sono il più lontano possibile, non l'idrogeno, il più lontano possibile da questo, e quindi viene esattamente l'opposto di quell'altro. Questo modello qui è stato studiato da un chimico, non so nemmeno la nazionalità, questo Felkin, credo inglese, questo Felkin, e quando non c'è nessuna chelazione si dice che segue il modello di Felkin. Ah, quello è il prodotto Felkin o il prodotto di chelazione? No? Si dice proprio così. Io non ho mai capito come da qui riescono a capire che questo era Felkin e questo è chelazione. Se uno fa il modello poi ci arriva. Okay, se uno fa il modello poi effettivamente ci arriva. Però vedete, questo è un altro esempio di come è il substrato che detta le condizioni.
addirittura riesce, a seconda del gruppo che ci mette su questo ossigeno, a dirgli vai in quella posizione lì o vai addirittura in quell'altra. Quindi è il substrato che controlla la nascita del nuovo centro stereogenico. Ci siamo? E negli anni 90 fiumi, chilometri di carta hanno fatto su questa cosa qui. Questo Felk in Calabria dicendo, l'ha fatto proprio in maniera spaventosa. Un altro esempio in cui vedete è il substrato che detta quando faccio un'epossidazione, questa è un'epossidazione, diciamo voi conoscete i peracidi, giusto per fare l'ossidazione, l'M-cloro, la metacloro per benzoic acid, si può fare anche così, in una versione un po' più moderna, però vedete, invece di avere un peracido avete un perossido, è la stessa cosa, è solo un po' meno esplosivo, è liquido, si usa anche questo dettaglio. Guardate cosa succede, io ho un centro stereogenico in questa posizione qui, questo epossido si forma in rapporto 1 a 2,3, cioè preferisce questo rispetto a quell'altro. Questo è un classico esempio in cui è di nuovo il substrato che mi detta le condizioni. Però verrebbe da dire, perché questo viene in questa posizione qua, cioè opposta a questo, no? Se questo che coordina potrebbe dare un romano, in realtà è l'alcol al limito, e questo alcol qui che coordina l'attacco di questo idroperossido. E dove glielo fa attaccare? Dove c'è già questo gruppo grosso o dove c'è più spazio? Glielo fa attaccare dove c'è più spazio. Questo è un altro classico caso iperstudiato, gli alcoli allidici orientano in una maniera devastante. Questo è un altro esempio. Tutti questi quattro esempi quindi sono classici esempi di substrato che controlla. Ci siamo? Lasciate perdere le reazioni. È chiara l'idea? Cioè io substrato, io come sono fatto, decido dove fare entrare il nucleofilo. Quindi se gira un nuovo centro stereogenico sono io che decido. Un altro incredibile caso secondo me è questo, che in alcuni libri li troverete anche come reazioni direzionate, rende l'idea, ok? È sempre un substrato che controlla. Se io faccio la ciclopropagazione di questo alcol allidico qua, ma potevo fare anche l'epossidazione, devo fare anche l'epossidazione, non sarebbe cambiato niente. Vado a vedere il prodotto finale. Ah, e questo OH qua è racemico, cioè ho tutti e due gli OH, sia sopra che sotto. Vedete, quando non c'è il cuneo o il tratteggio, e c'è la riga dritta, vuol dire che sono entrati. Quando io vado a fare la reazione, questa ciclopropagazione, Simmons e Smith, forse no, l'avete sicuramente fatta, ma potevo fare anche l'epossidazione, mi cambiava poco. Alla fine ottengo, vado a vedere il mio prodotto, visto che questo c'è sia su che giù, io mi aspettavo di tenere il prodotto su e questo su e giù e questo su e giù. Vado a vedere, il prodotto c'è 98% di E eccesso di esteromerico, quindi ho solo quel diastro risolto. Attenzione, c'ho anche l'altro ovviamente, cioè non facciamoci confondere, questa non c'è nulla di enantioselettivo, quindi io ho come prodotto questo, ciclopropano, e c'ho ovviamente anche questo. Questi tra di loro sono enantiomeri, quindi io non voglio dirvi che ho selezionato questo su questo, io questo ce l'ho al 50%, ma non ho né questo, non c'è, non esiste, incredibile, non c'è. Eppure io partivo da un composto in cui l'OH era sia su che giù. Ma qual è il discorso? È che l'OH
si lega con lo zinco, quindi la ciclopropanazione è l'OH che l'ha detta. Quindi se io sono su, lo faccio venire su, se io sono giù, lo faccio andare giù. Cioè non esiste il caso in cui se io sono giù, lo faccio andare su, è il caso in cui io sono su, lo faccio andare giù. Questo è un altro bellissimo esempio, secondo me, che chiarisce molto di quello che è un substrato che controlla la reattività, che controlla la biastro-selettività. Cioè io non ti faccio proprio formare il prodotto in cui l'OH e il ciclopropano sono trans tra di loro, ti faccio formare solo quelle che sono cis, o anche l'altro, l'antiomero ovviamente, non è che la chiralità non è che si crea dal nulla, ci siamo qui, non c'è nulla di enantio puro, quindi non è che posso produrre qualcosa di enantio puro. Questi due signori, Oveda e Evans, o Evans meglio, Evans è a parer mio il più bravo chimico che coglie queste essenze. Hanno scritto questo paper bellissimo, che se volete ve lo metto sul sito, nel 93, diciamo, primi anni 90, in cui fanno so quanti esempi in cui è il substrato che controlla la diastro-selettività. Un paper veramente bello, ce l'ho anche qui, ed è sempre un piacere leggerlo, anche a distanza di anni. Proprio, vedete, il titolo della relazione è Substrate Directable Chemical Reactions, cioè le reazioni chimiche direzionate dal substrato. Lui per primo ha chiarito effettivamente tutto questo, era un po' malasma, non si capiva bene che cos'era e che cosa non era. E lui ha detto, guardate, le reazioni si dividono così e così. Vi porto i miliardi di esempi che avete già fatto o che qualcuno ha già fatto, effettivamente si è chiarito molto di tutto questo. Quindi c'è delle costrizioni stereoelettroniche, si dice, che ti impongono una certa stereoselettività. Questa parola, costrizione stereoelettronica, probabilmente vi fa venire in mente anche l'eliminazione. Vi ricordate le due? Le due, c'è una costrizione stereoelettronica, cioè l'idrogeno e il gruppo uscente devono essere antiperiplanare. Quella era una costrizione del substrato. Una costrizione, cioè se tu vuoi far venire questa reazione, te devi stare così, se no la reazione non è. Qui uguale, ma non è che non avviene o avviene, ti dirige l'attacco del nucleofilo. Quindi io substrato, tu vuoi venirmi a mettermi il trucco su una guancia? Benissimo, vieni pure, ma dico io dove vieni, come vieni e quando vieni. Posso io tramite un reagente controllarla? È la domanda che ci siamo posti. Deve essere sempre il substrato che mi controlla la diastro-selettività della reazione, o meglio ancora l'enantio-selettività della reazione. Se, ovviamente l'enantio-selettività devo usare qualcosa che è enantio puro. Fortunatamente no, sì, ormai vi dico, il campo è aperto. Ci sono già moltissimi esempi in cui il reagente ligando riescono a controllare da soli la selettività. Questo è un bellissimo esempio che ci hanno preso il premio Nobel, gli alcoli allidici, un certo Sharpless, è ancora in vita, lavora giù in California, un certo Sharpless ha combinato il titanio idroperossido, quello che abbiamo visto prima, il titanio isoproposido, in presenza del etil tartrato più, attenzione, qui siamo quindi l'acido tartarico tra i vari stereoisomeri, quello chirale, non quello benzo ovviamente, del tartarico. Questa combinazione qui permette di far ottenere l'epossido su questo doppio legame 99-1, 99 in questa, come questa enantiomero qui, rispetto a questo. Incredibile. Svolta, non a caso per il premio Nobel, per il premio Nobel nel 2000 mi sembra, 2001, e non a caso, incredibile reazione, perché secondo me questa è magica, questa reazione. Il tartrato di dietil eroticamente attivo non c'è bisogno di farlo,
Ma si prende da dove? Lo sapete dov'è il tafferato? Praticamente il filo di etilico. In natura? Probabilmente ne avete anche già buttato via molto, verso settembre-ottobre, forse più ottobre che dove dovrebbe essere settembre, nelle botti. Quando si fa il vino? Quando si fa il vino, qualcuno ha presente? Avete mai visto? Siete mai andati a fare la vendemmia? Tanto fare la vendemmia, si parla molto a chimica per la vendemmia. E raccoglie l'uva, no? Poi si mette in questi bollitori, gli enzimi cominciano a far bollire, si resta CO2, si trasforma in etanolo, eh? In realtà c'è anche dell'acido tartarico che si forma, l'acido tartarico con l'etanolo fa il dietil tartrato e precipita nelle botti. Quando vanno a travasare il vino, effettivamente, se voi guardate sotto le botti, queste botti giganti, sotto le botti, tanto così, di una roba alta quanto un soffitto, tanto così, è tartrato. È tartrato. E è completamente ancora tartaro, tartrato. E il tartrato otticamente attivo, Incredibile, quindi lui si sa cosa farne di tutto quel tartrato lì, cominciamo a utilizzarlo in chimica. Effettivamente è un ottimo ligando, perché vi ricordo che c'ha i due OH, questi due OH si vanno a legare al titanio, buttando fuori altre molecole di isopropanolo, quindi fanno un titanio otticamente attivo che quando si lega a questo alcol direziona poi l'attacco dell'idroperossido solo dalla parte. 20% se ne usa così, 20%. Non solo è il reagente che controlla, ma anche catalitico, premio Nobel. Oh, attenzione, è chiaro che se provate a fare chi vince fra substrato e reagente, comincia la guerra. Comincia la guerra, ma chi vince, chi controlla di più? Il substrato o il reagente? E qui vengono fuori queste paroline qua. Match e mismatch, non so se è chiaro, sapete che cos'è match? Match in inglese non è solo il match di calcio, di qualsiasi sport, ma anche affinità, no? Perché ormai si usa anche in italiano, matcha quello con quell'altro, perché è anche un vestito, no? Un vestito, quindi match nel senso di affinità. Match.com è il più famoso sito americano di accoppiamento di persone single, magari potevo anche evitare di dirlo, però match.com effettivamente quando ero là era diffusissimo sto match.com, poi mettono il profilo degli uomini, il profilo delle donne e vedi, ho detto, vedi match come match e mismatch, no? È la stessa cosa, match e mismatch, appunto. Cosa succede? Allora, questa l'abbiamo visto prima, no? Senza tartrato, senza acido tartarico, ok? Che no? Il tartrato mi viene davvero il tartaro, e viene 1 a 2 a 3, giusto? Se ci metto questo chirale in più, viene 22 di questo e 1 di questo, quindi direi che se ci metto questo viene 1 a 90, quindi quando matcha, cioè enfatizzi il substrato senza, quindi da 1 a 2, 3 siamo passati da 1 a 90, quindi da 1 a 2, 3, 1 a 90, quindi qui è un match, cioè questo e il substrato portano nella stessa direzione. C'è un effetto sinergico, questo è il match, e il mismatch è quando chiaramente va incontro a quello che fa il substrato. Ok, quindi chiaramente cosa, per capire questo bisogna fare proprio tutti i casi, e bisogna fare senza il reagente o il ligando, cosa viene fuori? Questo. Ok, se ci metto il più ottengo questo, se ci metto il meno ottengo quello, quindi posso dire questo è il classico match e questo è il classico mismatch. Ok? Questo è sempre da verificare se avete a che fare con
con composti come questi, chiaramente dove c'è già un centro stereogenico che detta le condizioni e poi un reagente che detta le condizioni. Qui c'è bisogno di fare match e mismatch? No, perché questo è un classico prochirale perfetto, no? Non c'è nessun altro centro stereogenico. Invece qui c'è un altro centro stereogenico che rende le due facce diverse. Quindi match e mismatch. Ok, dato questo, a questo punto la vita dovrebbe essere più facile. Abbiamo due casi estremi: substrato, controllo del substrato, controllo del reagente. E ovviamente si creano dei casi di match e mismatch, ok? Però essenzialmente il controllo della stereoselettività di una reazione è o sotto controllo del substrato, cioè qualche caratteristica stereoelettronica che c'è già al substrato, oppure sotto controllo del reagente, qualche caratteristica che ha il reagente. Chiaramente quando è possibile entrambe bisogna verificare le cose. Questo invece è un esempio per dimostrarvi quanto è importante il catalitico rispetto allo stechiometrico, cioè io posso fare la stessa identica reazione qui utilizzando un reagente chirale in quantità stechiometrica, lasciate perdere il nome, oppure posso utilizzare in quantità catalitica qualcosa che in presenza di qualcos'altro in realtà mi permette di fare, vedete, la stessa o simile reazione, molto simile, con degli ottimi eccessi enantiomerici. Vedete, ottimi eccessi enantiomerici. Quindi siamo 97,3, significa che è 98,5 contro 1,5. Quindi veramente un quasi enantio puro. Qui è 97 per uguale. E quindi veramente molto enantio puro. Da dove viene il fatto che questo attacca una faccia o l'altra di questi sistemi prochirali perfetti, quasi tutti planari? No? Ma guardate che questo il bene è perfettamente planare, cioè io 98,5 volte vado di qua per fare l'epossido e solo 1,5 volte vado di là. Quasi incredibile, quasi incredibile, quasi magico. Questo qua, che chiaramente deriva dal carboidrato, mi sembra che deriva dal fruttosio, perché questa è la chimica di Shi, riesce ad epossidare in maniera enantioselettiva questo doppio legame. Cosa succede? Che l'ossone, che è un ossidante, crea un perossido, mi ricordo almeno 2, qualche parte qui credo, e questo poi trasferisce. Solo che qui siamo in quantità quasi catalitica, 30%, qui siamo in quantità stechimica. Quindi questi sono reagenti chirali enantiopuri, questo è un reagente catalitico enantiopuro. Ci siamo alla differenza? Qual è l'ideale? Quanto costa questo? Una marea, e lo devo usare in quantità stichiometrica. Quanto costa questo? Probabilmente una marea uguale, però ne devo usare molto di meno. Quindi l'ideale è usare e andare sulla sintesi asimmetrica, se vogliamo, catalitica. Cioè, in altre parole, voglio portarvi un altro esempio. Cosa ci arriviamo dopo, forse? Ci sono processi industriali che utilizzano, come dire, reagenti catalitici e enantioselettivi, ce ne sono tantissimi. Qui ho portato solo degli esempi. Riduzione enantioselettiva del chetone ad OH tramite idrogeno e un catalizzatore di metallo a base di rutenio, lasciamo perdere, lo vedremo. Chi è la fonte chirale? Guardate lì, BINAP. L'abbiamo visto prima. Il BINAP si lega al rutenio, il rutenio lega l'idrogeno, a quel punto l'idrogeno diventa in un contesto chirale, si trasferisce in una enantiofaccia, in una sola delle facce, e ottengo 99 II. Quello è il 3-idrossibutirrato, non so se chi lo conosce, 3-idrossibutirrato, anche la radio, come si sente l'acido butirrato. Il 3-idrossibutirrato in realtà ci fanno le plastiche biodegradabili. No? Una specie di lattato,
credo quasi tutti, un prodotto per l'industria importantissimo, perché potete immaginarvi, qui ci fate il tosilato e ci andate dentro con qualsiasi tipo di acido nucleofilo, l'estere ci fate l'alcol, ci fate l'aldeide, ci fate tutto quello che volete, ci entrate con qualcosa, quindi questo è un prodotto chiave per poi fare tante altre cose. E si fa in maniera industriale, ma ne fanno tonnellate, tonnellate l'anno, in maniera catalitica ed enantioselettiva. L'idrogeno non costa niente, il ruttinio di cloruro bina pure, perché il bina, forse provate a googolarlo, il procedimento ormai vi dico anche di scala. Questa reazione 90% di resa, 99% di resa, 99% di I, ha permesso a questo inventore, che è un certo Noyori del Giappone, di vincere il premio Nobel della fisica. La stessa tipo di chimica, è sempre lui che l'ha scoperta, ti permette di ridurre questo chetone in maniera enantioselettiva, sempre Noyori. Questi numeri qua che trovate, TON, TOF, stanno per turnover number, nel calcio, da qui c'è una scheda, si parla sempre di turnover, non è il turnover, è proprio fare girare le cose, no? C'è proprio il turnover, ed è nel, peraltro TOF è il turnover frequency, quindi questa è un'unità di misura, un numero, cioè quante millimoli per di catalizzatore servono per fare, quindi ne serve di una millimole di questo mi produce dai 10 ai 20.000 millimoli di composto, quindi un numero estremamente importante, quante giri fa praticamente, turnover number, e la frequency è in base al tempo, quindi si fa vero meno uno, quindi in che tempo. È chiaro che un catalizzatore deve funzionare poco su tanta quantità, no? Quindi questo è il turnover number, e velocemente, giusto? Quindi la frequency. Vabbè, ma questo vi interessa relativamente, guardate che numeri incredibili. Un'altra, la reazione più utilizzata oggi probabilmente è la riduzione enantioselettiva di doppi legami, non solo di CO ma anche di doppi legami di questo tipo qua, e si fa sempre con il BPEN. Questo è il BPEN, guardate, ve l'ho scritto qua, anche questo sembra apparentemente non chirale, giusto? Però per il fatto che non può ruotare come il binol risulta chirale. Come il binol e il bina risulta chirale, grazie al fatto che ha questi sostituenti. Giusto? Risulta chiarale, c'è un asse di simmetria, ma l'asse, come vi dicevo, è permesso, non al piano perché è bloccato, non può ruotare, come la stessa asse di chiralità che abbiamo visto. Qui invece delle riduzioni vi ho portato un esempio di ossidazione, che qui avete dei numeri un po' più bassi, le ossidazioni enantioselettive sono un po' più difficili rispetto alle riduzioni. Qui si utilizza questo Salen, che è questa roba qua, Salen credo che derivi proprio dalle streghe, le streghe no, di sale, insomma, vero? Con la N. Sale invece, allora, era al ristorante dove lavorava il tipo, che l'ha inventato, lavorava in un ristorante, a Salen, stava vicino a Salen, sarebbe un paese vicino a Boston, poco più sopra di Boston. E per cui il film, no? Probabilmente l'avete visto, e il ristorante in realtà si chiamava Salen, e non so, questo qui simpaticamente deve essere il nome, Salen. E, dov'è la chiralità qui? Sul ciclosano 1,2 trans o cis? Cosa abbiamo detto prima? Trans. Mi raccomando, gli 1,2 ciclosano di sostituiti sono chiarati, gli 1,3 sì e gli 1,2 trans sì, quindi sfruttando questo, poi ci ha legato altre cose, ci ha messo un metallo dentro, che può essere il cromo, l'alluminio, il cobalto, il manganese, ce ne possono essere tanti, però la chiralità, cioè da dove deriva? Deriva dal ciclo esano 1,2 sostituito, qui deriva dall'assiale e pina di nuovo dall'assiale. Quindi mi raccomando, per fare una reazione che genera un composto enantiomericamente puro, io devo avere qualcosa di otticamente puro. Ora, questo qualcosa di otticamente puro può essere stechiometrico, ma meglio se catalitico. Ok? Meglio se catalitico. Mi raccomando, ok? Questi sono solo esempi. Ah,
La frase catalitico e latinoamericamente puro, chi li deve far venire in mente? Gli enzimi. Gli enzimi fanno esattamente questo all'interno del nostro corpo. Riescono a fare delle reazioni che portano a formazione di prodotti enantiomericamente arricchiti, quindi aminoacidi, eccetera. Riescono a fare questo in maniera catalitica. Gli enzimi lavorano, funzionano solo all'interno del nostro organismo o si possono in qualche maniera estrarre e utilizzare anche nell'industria di tutti i giorni? Se non fosse possibile questo, credo che l'industria biotecnologica non sarebbe mai nata. E effettivamente si può fare. Questo è un farmaco, si prende credo per il diabete di tipo 2, produzione industriale, e si fa questa ammirazione riduttiva o ammirazione riduttiva con gli enzimi. Quindi si mette questo come fonte di ammonio che diventa poi acetone. Ricordate le transamminasi, le abbiamo viste tempo fa. Quindi mi dà l'ammoniaca. L'ammoniaca, in presenza di questo enzima qua, appunto le transamminasi, mi permette di portare questo chetone a enantina e poi ridursi in maniera enantioselettiva. Quindi non c'è solo i metalli e i suoi liganti chirali che mi permettono di ottenere un processo enantioselettivo, ma ce ne sono, questo lo facciamo oggi, ma ci possono essere assolutamente che gli enzimi. Quindi, perché gli enzimi? Perché gli enzimi sono chirali, certo, sono fatti di aminoacidi tutti L, quindi sono anche loro stessi chirali. Quindi l'enzima poi è il classico esempio di sotto controllo del reagente. Decido io cosa viene fuori, Tu non ci pensare nemmeno a decidere. Ma questo è stato estremamente importante per la natura, perché immaginate se era il substrato che controllava cosa doveva venire fuori, saremmo stati tutti uguali, Invece è il reagente che controlla di tutto, e appunto gli enzimi controllano questo. Benissimo, quindi noi siamo in grado di fare delle reazioni stereoselettive, che possono essere diastereoselettive o denantioselettive, o sotto controllo del substrato, o sotto controllo del reagente. Idealmente del reagente meglio utilizzare, ma noi vedremo principalmente quelle catalizzatori. Vedremo essenzialmente i catalizzatori. Dopo, fatemi controllare se mi è arrivata questa bella lettini, dopo, non è arrivata niente, dopo